Quanto è difficile ritrovare quello che volevi veramente nella tavola, oppure quanto è difficile trovare un nuovo linguaggio? Perché io immagino che te come scrittrice sei abituata ad avere un rapporto molto più diretto col tuo lettore, invece qui sei un po' più immediata. Mediata, sì. E quanto ti ha spiazzato o quanto l'hai trovato buono, insomma? Comincio io? Sì, vai. Innanzitutto io non sono per niente legata alla... all'aderenza alla verità dei fatti, cioè non mi interessa, non sto lì a dire no, ma io non avevo il vestito blu, io sempre portavo il vestito verde, nel senso sono molto molto disposta a piegare anche non soltanto la realtà e la verità, ma l'idea che avevo inizialmente a delle esigenze, perché delle esigenze di spazi, delle esigenze narrative, delle esigenze ritmiche. Mi faccio molto consigliare da Mauro, nel senso che io magari dico, senti, ma ti va se mentre loro sono a letto insieme c'è un bicchiere sul tavolino e danno dei colpi al tavolino e alla fine il bicchiere si sposta e cade? Mauro dice, no, questo non si può fare perché è cinema, non è fumetto. Quindi possiamo fare, io dico, ok, oppure no, così non mi piace, inventiamoci un'altra cosa. Quindi io... ho un'idea magari un pochino ingenua e lui mi riporta un po'. Sì. Massimo è stato quando no, Ferruccio quando è matto si ferma, quindi facciamolo fermo. Nei fumetti sono tutti fermi. Sì, è vero. Sì, questa è stata una delle mie migliori.